Se solo potessi farvi sentire la consistenza dei miei capelli attraverso il video. I never made it, but I know what it takes. Someone invaded by a mix of emotion. Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo video. Questo è stato un video super richiesto, super atteso e che ci tenevo un sacco a fare. Sì, si può dire. Per quanto riguarda la cura dei miei capelli e per darvi dei piccoli consigli per farli crescere un pochettino più velocemente. È un po' di tempo che ho cominciato ad informarmi molto anche sulla situazione dei capelli, anche perché li ho tagliati in quarantena, li ho tagliati sotto l'orecchio, quindi questa è stata la crescita. L'ho tagliati 2 volte sotto l'orecchio, quindi da maggio, che è stata l'ultima volta che io ho tagliato i capelli, ad oggi mi sono cresciuti di così, che saranno 12 centimetri, 10. Comunque, resta il fatto, appunto, dicevo che mi sono informata sempre di più per quanto riguarda degli ottimi prodotti per capelli, mi sono capitate sotto mano parecchie collaborazioni che mi hanno anche aiutata ad informarmi molto meglio, per poi arrivare finalmente alla conclusione che anche nei prodotti per capelli bisogna fare attenzione all'inci tanto quanto sui prodotti di skincare. Quindi eccomi qua per illustrarvi che cosa faccio per mantenere i miei capelli sani e soprattutto per farli crescere più in fretta. Premetto che io ho passato un periodo verso marzo dove avevo i capelli veramente 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 grassi, perché molti di voi già lo sanno, ho avuto, non so se ce l'ho ancora perché in realtà mi è stato detto che va e viene, comunque un ovaio multifollicolare, quindi che provoca appunto eccessiva grassezza sia della pelle del viso sia della cute. E il periodo peggiore è stato durante l'interruzione della pillola, appunto in quarantena. Io avevo, cioè era uno schifo, mi svegliavo la mattina già con i capelli unti, li avrei lavati molto volentieri una volta al giorno, però si sa che poi fa male, si sa che comunque peggiora la situazione. Fortunatamente eravamo in casa e quindi ho cercato di temporeggiare fino poi all'inizio del trattamento successivo. Nel frattempo mi sono imbattuta in diversi prodotti che mi hanno molto 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 aiutata a tenere a bada questa situazione del sebo, fino ad oggi dove finalmente vi posso esporre la mia routine definitiva. Dopo questa breve premessa, vi volevo anche dire che se volete integrare le vostre conoscenze in ambito di skincare e capelli e soprattutto tenere d'occhio tutte le mie novità, i miei codici sconto, la mia quotidianità, eccetera, seguitemi su Instagram a questo indirizzo che vi lascio qua sotto. Comunque, tornando al discorso capelli grassi, al momento lavo i capelli 2-3 volte alla settimana, dipende cosa devo fare, nel senso io sono una che se ha i capelli non pulitissimi e deve solo andare a lavorare o solo fare qualcosa di molto semplice, li lega stretti e va bene lo stesso, questo proprio per evitare di lavarli troppo frequentemente. Comunque, tra le 2 e le 3 volte a settimana può capitare appunto che io lavi i capelli, asciugandoli tassativamente con dei phon. Cerco di non utilizzare piastre o comunque usarle il meno possibile, solo se mi capita di dover fare delle onde per qualche occasione particolare o cose del genere, e soprattutto non pettino i capelli da bagnati, perché i capelli da bagnati sono molto ma molto più fragili rispetto che quelli asciutti e quindi rischiate di spezzarli. Infatti, il motivo principale c'è un pelo. Infatti, il motivo principale per cui i capelli non crescono è che si spezzano. Quindi, se il capello è disidratato, se il capello è troppo trattato oppure molto debole o comunque trattato male. Non trattato male nel senso che il trattamento che gli fate non va bene, trattato male nel senso che trattate male i vostri capelli, li spazzolate da bagnati, siete troppo violenti, non vi pettinate abbastanza. Comunque, tutta questa serie di fattori fa sì che il capello a un certo punto sia talmente debole da spezzarsi. E il capello spezzato, logicamente, arriva a una certa lunghezza e poi non va più avanti. Se questo vi capita con tutti i vostri capelli, automaticamente voi arrivate a una lunghezza standard oltre la quale vi sembra di non riuscire ad andare. Naturalmente, appunto, una spazzola su capelli bagnati o l'utilizzo frequente di piastre, sia liscianti che per fare i ricci, può danneggiare questi capelli. Quindi, con cosa ho sostituito la piastra? Con questa spazzola. Allora, la mia è di marca Dry Now, vi lascio il link qua sotto, ma insomma, questa spazzola qua si è vista e rivista. Ci sono anche altre marche, la faceva Revlon. Ce la fa ancora, comunque ce ne sono parecchie. È una spazzola che emana un calore pari a quello del phon in 2 o 3 velocità, dipende da quella che acquistate. Pettina anche i capelli e vi consente appunto di dargli la piega. Su di me, naturalmente, non posso fare chissà che piega alternativa a liscia o comunque con un po' di volume sulla testa, magari le punte leggermente girate, che è poi la piega base di tutti i giorni, per quanto mi riguarda.
Chi ha già i capelli un pochettino più lunghi o magari compra una spazzola più stretta di diametro riesce già a fare qualcosa di più articolato. In ogni caso non sottoponete mai i vostri capelli a un calore superiore a quello del phon e quindi li danneggiate molto ma molto meno. Detto questo, non sono una persona che fa chissà quante maschere perché mi rompe proprio le palle, nel senso che ne ho provate, ne ho che mi piacciono, ogni tanto può capitare, sia maschere pre-shampoo, i classici impacchi che poi vanno sciacquati, sia le maschere dopo lo shampoo, poi dovete sciacquare i capelli e così via. In ogni caso cerco sempre di ottimizzare i tempi e dedicare ai miei capelli una cura breve ma mirata ed efficace. Al posto delle maschere utilizzo spesso le lozioni. Al momento sto utilizzando queste due lozioni qua di Pavaglione Cosmetics che sono veramente favolose. Adesso vi spiego anche un attimino come funzionano. Hanno lo stesso principio di un siero per la pelle, quindi immaginatevi che io vi stia parlando di un siero per il viso e riportate i benefici sulla cute della testa, quindi del cuoio capelluto e dei capelli. Prima di ogni shampoo vado ad applicare questa qua che è la lozione purificante. Questa lozione qua è a base di argilla rossa, salice bianco, quindi acido salicilico. Vedete che gli ingredienti vengono riportati automaticamente per tutte le zone della pelle, alla fine tutte le zone del corpo, arricchita con sericina, pantenolo e acido ialuronico. Quindi cosa succede? Che con questo siero applicato sulla cute, poi applico l'altro così vi faccio vedere come si fa. Comunque questo siero qua applicato sulla cute della testa, prima di fare lo shampoo e lasciato in posa un 10-15 minuti, vi consente non solo di sebo regolare la situazione sotto i vostri capelli, ma anche di purificare la cute, liberare i pori che si bloccano, ripulire proprio lo scalpo da tutto il sebo in eccesso, dalla polvere, dai prodotti, se magari utilizzate qualcosa di siliconico da mettere per fare la piega, prodotti di styling depositati, eccetera, che vanno ovviamente ad intaccare la salute della cute, così come può essere il fondotinta sul viso, oppure la crema solare e così via. Avete necessità di toglierla in profondità. E come una spuma semplicemente non toglie efficacemente il sebo sulla pelle e la crema solare, un semplice shampoo potrebbe non essere sufficiente a ripulire la vostra cute. Quindi questo siero qua, fra l'altro con tutti gli ingredienti di bilanciamento, quindi ad esempio pantenolo e acido ialuronico contenuti all'interno, non avete limiti di utilizzo. Quindi ogni volta che fate lo shampoo, voi prima potete applicare questo prodotto qua e farvi il vostro, diciamo, il vostro trattamento. Dopodiché procedete con lo shampoo e andate come se nulla fosse. Invece, questo siero qui, sempre di Pavaglione, lozione vitalizzante, è un'altra lozione che io applico non quando faccio lo shampoo, perché va tenuta in posa e lasciata, cioè non ha un tempo di posa, va lasciata lì proprio come fosse un siero. E la utilizzo appunto tra uno shampoo e l'altro, tre volte alla settimana circa. La metto sui capelli e la massaggio. Vantaggio numero uno, intanto che cos'è? È un coadiuvante cosmetico nei trattamenti contro la caduta dei capelli. Significa che è un trattamento che aiuta a mantenere il cuoio capelluto in ottima salute e di conseguenza evitare e prevenire la caduta dei capelli. Contiene guaranà, ginseng e sericina. Anche questo qua ha il pantenolo, ha l'arginina, ha insomma un sacco di buoni ingredienti appunto che aiutano a mantenere in equilibrio il cuoio capelluto e lasciarlo idratato, ma soprattutto udite udite cosa c'è qua dentro? La niacinamide. Raga, c'è la niacinamide dentro. E anche lo zinco. Quindi significa che anche questa qua è un ottimo sebo regolatore dei capelli. La cosa bella di questo prodotto qual è? Che non è assolutamente un olio, quindi non è unto, voi lo applicate sulla cute, lo massaggiate con un bellissimo scalp massage, ci ho fatto anche un video sugli scalp massage, ve lo lascio da qualche parte, e andate proprio a stimolare la microcircolazione sul cuoio capelluto, aiutando proprio i capelli a crescere più velocemente, a crescere più sani. La corretta applicazione dei prodotti, infatti, fa proprio sì che se il cuoio capelluto viene stimolato a dovere, viene stimolato a sufficienza, questa cosa aiuti proprio e faciliti la crescita del capello, perché la circolazione del sangue va proprio a concentrarsi in questa zona che non viene praticamente mai toccata e questa cosa agisce proprio sulla salute dei capelli. Lo scalp massage lo potete fare anche senza prodotti, quindi semplicemente mettendovi le mani in testa e massaggiandovi la cute. Lo potete fare con un prodotto, con una lozione, lo potete fare sotto la doccia con il vostro shampoo e il vostro balsamo, lo potete fare con una maschera, quindi al posto che lasciarla in posa, la mettete in testa e la massaggiate. In qualsiasi momento, come vi pare, però è veramente importante farlo. Io adesso vi faccio vedere come applico questa lozione vitalizzante, anche perché oggi è il giorno di applicazione. Allora, come vedete è molto 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 liquida. Quello che faccio io è dividere i capelli a metà, iniziare dalla linea centrale e poi andare a spostare i capelli e colarci la lozione sopra. Allora, ovvero, io prendo un bel pump carico,
Parto da qui e inizio a trascinare le rogatorie sulla linea della testa, facendo nel frattempo colare il prodotto, in questo modo. Non è necessario che lo facciate con la meticolosità con cui, per esempio, si mette la tinta per fare la ricrescita. Nel senso, essendo molto 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 liquido, il prodotto scivola e si allarga immediatamente sulla testa, quindi lo sentite proprio colare dappertutto quasi. Poi se ci sono dei punti che secondo voi non sono stati colpiti, andate a ripetere il procedimento proprio in quelle zone lì nello specifico. Nel frattempo faccio un primo pre-massaggio proprio per assicurarmi che sia stato messo dappertutto. Uso un pump ogni mezza testa, cioè, quindi due, nel senso che non ho due teste, ho due metà. Così. E poi dietro. Una volta terminato procedo con lo scalp massage. Adesso non ve lo faccio vedere tutto perché appunto ci ho già fatto un video e non è questo l'argomento di questo video, però vi faccio capire che infilando le mani sotto la testa cercate di usare sempre tutte e cinque le dita, vado proprio ad acchiapparmi e massaggiare per bene, premendo sulle zone magari dove avete più sensibilità. Vi deve piacere, insomma è una cosa molto semplice. Non c'è un vero e proprio criterio per fare questo massaggio, nel senso, a differenza di quelli che facciamo sul viso, che magari devono seguire una certa direzione, o le pressioni vanno fatte su determinati punti del viso perché andate a stimolare muscoli, eccetera. Lo scalp massage è talmente efficace a prescindere, proprio perché il cuoio capelluto non è una parte della nostra pelle che viene stimolata a sufficienza tutti i giorni in maniera naturale. Come lo fate fate, avete comunque dei benefici. Poi appunto, se sentite voi che ci sono dei punti di tensione o dei punti dove siete più sensibili e state riscontrando maggiore piacere, insistete su quelli perché significa che sono le parti che ne hanno più bisogno. Fra l'altro aggiungo anche che lo scalp massage, stimolando la muscolatura dell'attaccatura dei capelli e quindi andando anche a tonificarla, ovviamente vi potrà dare dei benefici anche sulle rughe del viso, perché se voi state stimolando e tonificando la parte che tiene attaccata alla vostra pelle della faccia, alla vostra testa, automaticamente potrete riscontrare degli effetti liftanti nel tempo, naturalmente, che però appunto vi aiutano a risollevare un po' la situazione, soprattutto se insistete su questa parte qua dietro per risollevare la mandibola, e su questa parte delle tempie, la parte frontale, per risollevare la zona laterale degli occhi. Comunque, fatto questo, il vostro prodotto lo lasciate lì. Mi si è addormentata la gamba. E una volta che si asciuga, e ci mette circa 5 minuti, 10 minuti, e vedete che i capelli sono rimasti tranquillamente puliti e il prodotto è stato come non metterlo. Esteticamente. Dopodiché cosa succede? Che il giorno che mi faccio lo shampoo, faccio la maschera, vado ad utilizzare questi due prodottini qui. E voilà, sono due prodotti di Remix Professional Hair Care. Mi sono arrivati da non tantissimo. Ho iniziato ad utilizzarli fondamentalmente perché ho finito quelli di Airbust e ho preferito provare qualcosa di nuovo anche per voi, qualcosa che abbia una gamma di prodotti un pochettino più ampia all'interno del proprio catalogo. Perché io con Airbust mi sono trovata veramente veramente bene, nel senso che comunque i miei capelli sono sempre stati molto più vaporosi, si ungevano molto di meno e tutto, però qualcuno di voi mi ha detto che non è stato esattamente lo stesso risultato che ha ottenuto, e avendo una formula unica mi sono sentita di dover provare qualcosa che fosse un pochettino più versatile. Allora, questi due prodottini qua, che sono, per quanto mi riguarda, la versione Royal Lift dello shampoo e Light and Hydrating Conditioner per il balsamo, mi sono stati inviati perché io ho richiesto qualcosa per una cute grassa, dei capelli fini e dei lavaggi frequenti, onde evitare di sbagliare. Quindi sono stati scelti questi per me. Però appunto io vi faccio vedere un attimo quali sono gli altri prodotti della gamma. Considerate che sono tutti prodotti cruelty free, senza siliconi, senza parabeni, organici e soprattutto nickel tested. Quindi sono dei prodotti che non danno fastidio a chi è allergico al nickel. Il mio shampoo contiene acido ialuronico, cheratina vegetale, miele e avena ed è finito uno shampoo anti-age per idratare, rendere più elastici i capelli e anche questo qua ridurre il rischio di caduta e di rottura dei capelli. Se leggete l'inci sono
sono veramente fantastici perché hanno degli inci che sono molto ma molto ma molto simili a quelli dei prodotti per la skincare. Mentre invece per quanto riguarda il balsamo con aloe, districa, ammorbidisce, previene la disidratazione del capello e crea uno strato protettivo illuminante sul capello non sfruttando le proprietà dei siliconi. Quindi voi avrete i capelli più lisci, più morbidi e protetti, non grazie a delle materie plastiche, ma grazie a un processo naturale di, mi viene da dire sanificazione, ma ora mi vengono in mente le sanificazioni che fanno adesso, di resa più sana del capello. Vi lascio comunque anche di questo tutti i riferimenti qua sotto nell'info box, così andate a vedervi il sito. Questo qui è il loro catalogo. Per farvi capire velocemente, hanno anche dei prodotti per pulizia profonda, hanno un sacco di cose veramente interessanti, prodotti per capelli colorati, uno scrub per la cute, deep cleansing shampoo e deep cleansing scrub, questo qui. Hanno un rituale nutritivo per chi soffre di cute eccessivamente secca, rituale calmante, rituale anticaduta, c'è uno shampoo antigiallo per chi dovesse avere i capelli biondi, bianchi, platino, comunque necessitare di un antigiallo, e ci sono poi tutti i prodotti per lo styling e il finish, quindi delle mousse, degli spray, dei sieri e così via. Comunque anche il catalogo è molto molto ben strutturato, quindi vi consiglio di andare a dare un'occhiata se volete cambiare un pochettino la vostra routine come shampoo. Detto questo, finisco con questo qua. Questo qui è diventato il mio tipo segreto di capelli morbidi, che anche solo a guardarli sono belli vaporosi, è una bomba, è sempre loro. È un siero, si chiama Shine Drops, e è uno speciale trattamento cosmetico per la bellezza dei capelli, ottimo per capelli trattati chimicamente in quanto ne migliora la struttura rendendoli soffici e lucenti. I miei capelli non sono ormai più trattati chimicamente, però dal momento che la tinta è andata via, ma non ancora tutti quanti i capelli sono completamente naturali, soprattutto sulle punte mi ha dato dei risultati veramente stratosferici. A parte che ha un profumo pazzesco, io ne metto due gocce sul palmo della mano, sfrego in questo modo e poi lo vado a massaggiare sulle punte subito dopo appena aver finito lo shampoo e l'asciugatura dei capelli. Mi è capitato l'altro giorno una prova del 9. C'è ancora sto pelo. Un piccolo aneddoto prova del 9 di questo prodotto. Mi sono svegliata l'altro giorno che mi sono per sbaglio addormentata con una palla fatta in testa di capelli a cacchio di cane, fatta con uno di quegli elastici a molla, quindi quelli che ve li aggrovigliano tutti quanti e ve li fissano sulla testa. Quando ho staccato quell'affare la mattina, avevo dei capelli così, erano tutti strani, con una piega bruttissima, mezzi secchini, insomma una porcheria. Però l'avevo lavati il giorno prima, quindi non volevo rilavarli per rimetterli in piega. Allora cosa ho fatto? Li ho pettinati con la spazzola, dopodiché li ho rimessi in piega con questa spazzola qua, che potete utilizzare appunto anche a capelli asciutti i giorni successivi per ridarvi un attimo di tono. Dopodiché ho applicato due gocce di questo siero, i capelli sono tornati perfettamente come appena fatti dopo lo shampoo, cioè è stata una cosa pazzesca, e tutto questo in 5 minuti scarsi, quindi per dirvi sono alle vita dalla funzionalità di questi prodotti. No, a parte gli scherzi, ve li consiglio veramente tanto. Tutto qua sotto nell'info box, anche per quanto riguarda Pavaglione Cosmetics e anche per quanto riguarda tutti i codici sconto che ho per voi di questi prodotti qua, in modo da potervi risparmiare qualcosina se decidete di acquistarli. Bene, questo video è finito, spero che vi possa tornare utile. Se vi è piaciuto lasciatemi un bel like e fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piace questa tipologia di video, se avete piacere che io approfondisca maggiormente il discorso capelli, vi tenga più aggiornati anche nelle storie di Instagram e in generale, perché appunto è secondo me una parte fondamentale della cura della persona e soprattutto molto 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 vicina alla cura del viso. Se avete qualsiasi genere di domanda, invece, mi potete scrivere in direct su Instagram. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.